Ebbene, articolo 31, un bel viaggio. Come eravamo belli in queste vecchie foto, due martelli, anche se non battevamo chiodo. Io e te scappati da un quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'Eternit in oro. Là dove scegli o lavori per due spicci, o spacci pezzi... Un attimo. Là dove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi. Ok. Per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti. Avevamo la visione anche senza farci i funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada. Ma ai nostri non bastava, come la busta paga. Non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta, che metti incinta e ci metti su casa. Vabbè, fermiamoci un attimo, anche se secondo me c'è poco da dire perché è talmente chiaro. Vabbè, Ax, quando si impegna, è una gran penna. C'è poco da fare. È chiaro che è un pezzo nostalgico, è chiaro che... Cioè, se ci fossero dei dubbi, se uno non conoscesse la storia degli articoli 31, se non conoscesse Ax e Jed, se non sapesse nulla di quello che è accaduto a loro negli ultimi 12-15 anni, dissing compresi e compagnia bella, diciamo che basterebbe vedere come eravamo belli in queste vecchie foto. Cioè, è già evidente che la canzone è un indirizzo nostalgico. Due martelli, che in realtà non lo so, anzi, se qualcuno sa che cosa possa significare in qualche gergo, Ax è di Cologno, quindi immagino che sia un linguaggio, diciamo, di quelle parti, e quindi magari me lo dite. Comunque, anche se non battevamo chiodo, qua c'è sempre quella vena autoironica di Ax, insomma, tipica. Io e te scappati da un quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'Eternit in oro. Ok, quindi qua c'è il momento un po' autoreferenziale, che comunque è una componente tipica di questo tipo di scrittura. E quindi insomma, siamo stati bravi. Soprattutto siamo stati bravi perché lì devi scegliere: o fai lo schiavo da qualche parte per un lavoro insoddisfacente, oppure ti metti a spacciare, fondamentalmente. E invece noi vedevamo una miniera di diamanti grezzi, il che è assolutamente vero se uno conosce la storia degli articoli e soprattutto la storia del rap italiano dai fine anni 80 e primi 90. C'era della gente prima di loro, evidentemente. C'erano molti anche tanto bravi. Io mi ricordo quando sono usciti gli articoli, le opinioni, le critiche, c'era l'underground serio, lo zoccolo duro che non li vedeva di buon occhio. Io penso che complessivamente Ax abbia fatto bene al movimento rap. Però sarebbe un discorso comunque troppo lungo e non è adesso il caso, però diciamo che qua ci ritrovo, in questo testo ci ritrovo tutti gli articoli, l'evoluzione degli articoli. Vestiti larghi, amici stretti, i soliti giochi di parole di Ax che possono piacere o no, ma lui, cioè, è una sua caratteristica, tra l'altro li scrive anche bene. Avevamo la visione anche senza farci funghetti, è una cosa che mi fa un po' sorridere perché Ax a volte sembra non voler crescere mai, e il fatto di fare riferimenti a funghetti, io a 50 anni non scriverei una cosa con i funghetti. Però, va bene. La fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma ai nostri non bastava, come la busta paga. Ora, non capisco bene il riferimento, credo che il fatto che ai loro non bastasse sarebbe come a dire che non era capito quello che loro intendevano fare, quindi non bastava mai per quanto iniziassero a essere un po' famosi, perché già con Strade di Città credo che Strade di Città era stato un po' un caso, quindi probabilmente non è che le abbia resi ricchi, anche se sicuramente no, però comunque ha permesso il resto, che insomma male non è. Per Strade di Città stiamo parlando di un signor album, insomma. No, se non bastava come la busta paga, il riferimento, insomma, classico a una famiglia media dell'Interland milanese di quegli anni, che stava nell'Interland non apposta, cioè non a caso, e che chiaramente dovevano fare i conti. Conti intendo i conti a fine mese. Non volevamo una storia italiana con la prima che ci sta, che metti incinta e metti su casa. Vabbè, tutto un modo per dire non volevamo la classica vita
mediocre già scritta. Non volevamo crescere, meno male che lo ammetti, Ax, ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Io qua non credo che si riferisca a loro due insieme nel primo periodo discografico, almeno nei primi 3-4 album. Io credo che qua parli proprio del momento della rottura, perché è lì che Ax ha iniziato a fare dei progetti un po' diversi, un po' divergenti, anzi molto divergenti dalle idee che aveva Jed e di conseguenza si sono allontanati. Non so se poi quello sia l'unico motivo a dire la verità. Però è una bella confessione, fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. È un po' quello che gli è stato, di cui è stato sempre accusato, Ax fondamentalmente. Anche morire giovani non puoi più perché adesso c'è la family e dipende da te. Io storco sempre il naso quando si tratta di termini inutilmente anglosassoni. Qui era per una questione di metrica, però Ax ha scritto delle robe molto più difficili, molto più complesse. È riuscito a sistemare situazioni molto più impegnative di questa. Insomma, è un po' brutto, c'è la family e dipende da te. Anche il significato di per sé è scritto in una maniera un po' banale, avrei potuto fare di meglio. Non volevamo, anche perché se non sbaglio questo forse o è il bridge o è proprio il ritornello. No, proprio sì. Quindi è anche un momento importante, un momento che si ricorda. Quindi, mi ricordo quando l'ho sentita la prima volta, ma un pochino stonato questa family. Non la capivo in realtà, non capivo cosa dicesse, l'ho capito dopo. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però un bel viaggio. E va bene. Qua arriva la mia parte preferita, anche se non mi ci sono mai soffermato tantissimo, però ho un certo orecchio, soprattutto per il rap, e se scandito bene come generalmente fa Ax, riesco a sentire bene il testo anche se sparato a una certa velocità. All'inizio era una pacchia come Frank Sinatra con la mafia, ma poi diventa un lavoro, i soliti riferimenti di Ax, ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca. Poi darsi il 5 ma senza guardarsi in faccia. Queste figure sono estremamente efficaci. Sono estremamente efficaci. Darsi il 5 senza guardarti in faccia. Hai spiegato tutta una situazione in un secondo. Con una figura efficace. Questo è il senso delle figure efficaci. Solo perché squadra che vince non si cambia. Chissà quanto ci fosse di pensiero loro in questo e quanto anche le pressioni ovviamente delle case discografiche. Ma se si ingabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta la palla. Bene la rabbia, bene la gabbia, anche se un po' scontata, mi viene in mente strade di città, rumori di catene rotte dalla rabbia, 31 dei miei passi blastano la gabbia. Era esattamente questa la rima, però vabbè. Con il grande Chief, tra l'altro, Chief di Chief e Soci, eccellente. Come un bimbo che si porta la palla, un po' brutta sta cosa. Vaffanculo basta, perché poi qua mi ricordo, si carica un pochino la canzone, vaffanculo basta. Ecco qua, c'è una cosa che secondo me Ax parla al plurale, ma in realtà ce l'ha più con se stesso, perché ora non è che sia proprio informatissimo, ma era stato soprattutto lui a, diciamo, scusate il termine orribile, a dissare Jed. E fondamentalmente, che io sappia, anche per una questione che non ha avuto tanto successo nei suoi progetti, Jed non ha avuto tutte queste opportunità, anche volendo, di insultare Ax, e poi comunque non ha cercato di cavalcare l'onda come avrebbe potuto farlo con la volgarità attuale. Loro non sono stati particolarmente volgari nella loro separazione. Quindi abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale, su come misurare vita e successo, che se a me va male godo perché a te va peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto, va bene. Anche morire giovani non c'è, cioè questa cosa della family proprio non la sopporto. Che ansia che se spera un bel viaggio. Qua c'è la variazione della canzone e poi ci siamo odiati davvero. Lei ti ha lasciato e ridevo, è tosta, tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero. Cioè questi erano insieme da quando erano veramente dei ragazzini, hanno fatto tutto dal nulla, quando lui dice che ha trasformato l'Eternity in oro, è andata proprio così,
Poi a chi piace, a chi non piace, chi li giustifica, a chi no, non importa, quello che è successo è questo. Hanno veramente trasformato l'Eternity in oro. E quindi leggere, o meglio sentire Axe dire che si sono odiati davvero, che Jed è stato lasciato e lui ne rideva, anche se non credo che in realtà l'abbia mai riso, credo che fosse più un'esigenza di rima. Tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero, beh, questa è abbastanza tosta. Un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce, invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. Solite metafore di Axe. E a proposito di metafore, giochi di parole di Axe, la discografia di Axe è piena di queste cose. Quindi che l'orgoglio si fotta, siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia, che fa francamente sorridere ogni volta che la sento e ogni volta che la leggo. Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra, come fratelli. E poi riparte il ritornello ed è finita la canzone, che finisce con un però è un bel viaggio con i puntini di sospensione. E quindi niente. Questa era la canzone della reunion degli Articolo 31. Bene, conclusioni. Un bel viaggio. È stato un bel viaggio? Le opinioni sono abbastanza discordanti su questo. C'è chi ovviamente difende, come sempre, i propri beniamini e chi invece attacca duramente. Io credo che chi li attacca duramente probabilmente non era fan neanche negli anni 90. Oppure c'è un'altra possibilità, cioè che sia rimasto talmente scottato, talmente deluso dalle variazioni che negli anni hanno portato gli Articoli e poi i progetti di Axe da solista, da quanto si sono discostati dal prodotto iniziale, che probabilmente si sono sentiti traditi e quindi non li hanno mai perdonati in realtà. L'altra parte invece sono quelli chiaramente che dicono com'è bello rivederli insieme, e ce ne sono tanti, tra i quali anche io. Mi rendo però conto che la maggior parte di questi commenti hanno sempre una natura che in qualche modo rimanda alla nostalgia. È quasi sempre un giudizio più affettivo che proprio pratico. Non so quanti si siano soffermati, come abbiamo fatto noi, su questa canzone, e abbiano provato anche un po' a scrollarla di dosso all'artista, che è quello che bisognerebbe fare quando si legge qualcosa, insomma. Io rimango dell'idea che sia un buon brano. Il migliore degli Articoli? No, ovviamente, né della prima epoca, né della seconda, né della terza, né se ce ne saranno 100 probabilmente non sarà mai uno dei brani migliori. Però è anche vero che per una persona che li ha seguiti da tanto tempo, tutto questo è comunque importante, emotivamente impattante. Poi aggiungiamo un paio di dati. Questi non facevano un album insieme, anche se si sono sciolti, se non erro, nel 2006, correggetemi se sbaglio, cioè la dichiarazione proprio è stata quella, se non sbaglio proprio a ridosso di un live, credo a Milano. E comunque l'ultimo album è stato prodotto di fatto circa 19 anni fa, insomma stiamo parlando di 20 anni in cui abbiamo visto è successo di tutto, anche dal punto di vista personale. E che insomma è un bel pezzo di vita. Se sembra una storia quasi a lieto fine, allora ci fa piacere, soprattutto a chi in qualche maniera si era un po' affezionato agli Articoli. Loro sono sicuramente dei grandi sopravvissuti, essendo passati appunto per il primissimo rap, avendo avuto un successo quasi immediato, avendo proposto quasi subito anche delle canzoni un po' più pop, un po' più leggere rispetto allo standard. Il rap dell'epoca aveva dei seguaci che erano feroci, erano cioè, come i seguaci dell'heavy metal, per intenderci. Erano molto rigidi sui loro canoni, se annusavano un minimo di trovata commerciale eri finito. Siccome gli Articoli hanno fatto dei pezzi chiaramente, clamorosamente nazional popolari, è ovvio che abbiano avuto queste difficoltà, insomma, a un certo punto, che è quasi subito, cioè stiamo parlando già di Messa dei Vespiri, per esempio, così com'è.
E quindi poi da lì sappiamo tutto bene com'è andato. Axe ha fatto alcune canzoni con Jed, ma Jed sembrava quasi non esserci a quel punto, dal punto di vista almeno della comunicazione, e ha fatto delle canzoni molto leggere, molto estive, che però sono, vuoi o non vuoi, nella testa di tutti, ormai le conoscono praticamente tutti. Almeno tre o quattro me ne vengono in mente, La Spirale Ovale, quegli anni lì, ecco, stiamo dicendo quegli anni lì. E loro si presentano a Sanremo. E nella canzone dicono, fai fatto cose o faresti cose, insomma, che avresti giurato che non avresti mai fatto, ed effettivamente una di queste è andare a Sanremo. Quando gli è stato fatto notare, la risposta è stata: non abbiamo mai avuto intenzione di partecipare a Sanremo, anzi, ci eclissavamo serenamente dal fenomeno Sanremo perché quel festival non ci apparteneva, non ci è mai appartenuto. Il festival di Amadeus ci appartiene, sentiamo di appartenerci, quindi abbiamo voluto partecipare. Ora, i malintenzionati, ovviamente i più maliziosi, pensano che una reunion avrebbe fatto notizia, anche solo per il fatto stesso di essere una reunion, e quindi fai una canzone qualsiasi, la porti a Sanremo perché magari stai alla canna del gas, o questo pensano le persone eventualmente che sono un po' critiche nei loro confronti. Altri pensano che invece ci sia magari onestà, la realtà non la sapremo mai, almeno non in questo caso. Fatemi sapere però che cosa ne pensate. E io vi saluto e alla prossima. Ciao. Ah, a proposito, ho letto delle critiche anche allo scratch di Jed, che fosse una cosa patetica, che fosse una cosa nostalgica, che fosse una cosa triste, che dimostrasse quanto in realtà fossero ancorati agli anni 90. A me personalmente è stata una cosa che quando l'ho sentita mi è piaciuta di brutto.